Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vi faccio vedere come si è ripreso l'orto a 2 settimane dalla grandinata. Ve lo faccio vedere mentre bagno. In alcuni punti non ho ancora l'irrigazione automatica. Queste sono le 6 piantine di cetriolo melone. Guardate questo qua com'è grosso. L'ho lasciato di semenza. Questi qua invece sono pronti da mangiare. Guardate che belli. Questo qua invece è quello da seme, grosso come un melone. Come vi dicevo, adesso vi faccio vedere come si è ripreso l'orto dopo la grandinata. Questa qua ad esempio è la pianta di pomodoro di mio figlio, l'unica pianta che non ha subito danni durante la grandinata. Come vedete, i peperoni, che erano quelli più consegni più evidenti della grandine, si sono ripresi molto bene. Come vedete, in alcuni ho dovuto recuperare le femminelle perché me li aveva praticamente cimati. Come vedete, qua ci sono già dei bei peperoni, sono dei corno giallo. Ecco, qua ci sono ancora i segni, questo era piccolo quando c'è stata la grandine e me l'ha segnato così. Là abbiamo le melanzane, guardate che belle. L'irrigazione ce l'ho ad ala gocciolante per queste piante di questo lato, mentre per i peperoni non ho ancora avuto modo di farlo, lo farò nei prossimi giorni, quindi sono costretto a bagnare a mano. Comunque ecco, qua si può vedere come la grandine ha distrutto proprio, me li ha cimati alcuni. Però attraverso le femminelle che rimanevano sono riuscito comunque a riprenderli. Guardate che bei peperoni. Da dietro c'ho quelli quadrati. Ogni tanto mi va il dito davanti. Sembra che si stia avvicinando un temporale, invece mi sa tanto che è solo aria calda. Qui ho aggiunto poi delle verze. Diamo una bagnatina anche se hanno l'irrigazione automatica. Qui invece ho messo altre verze piccolissime. Che mi pare che quelle con l'irrigazione automatica siano belle verdi, mentre queste qui che vado a bagnare la sera sono un po' secchine. Non sono un granché. Adesso vi porto a vedere invece l'altro orto per vedere come sono messi i porri, che quelli sono quelli che hanno subito più danni. Eccoli qua. Non sono messi molto bene. Infatti, come vedete, l'ho anche cimati, ma non è servito molto. Queste invece sono le zucchine. Queste non hanno problemi, guardate che bella zucchina.
qui invece ho un pomodoro napoletano che non ho fatto crescere su paletto. Questo qua è il pomodoro piennolo, vedete che è tipico questa punta. Questi mi ha dato le piantine una mia collega. Questi invece sono dei fagioli indiani che spero che vengano, perché anche questi sono un vero superfood. Qui invece abbiamo le piante di giuggiole, che anche loro sono state grandinate, erano un po' rovinate, ma dopo averle potate si sono riprese. Questo invece è il gumi del Giappone, che sto tenendo in vaso. Ne ho due piante, anche questa. Le sto tenendo in vaso perché non so ancora dove piazzarle. Qui invece abbiamo la zucca centenaria, mentre qui abbiamo il fico d'India. Vedete cosa ha fatto la grandine? Guardate cosa ha fatto. Distrutta. Però anche lui è riuscito a fruttificare. L'anno scorso erano buonissimi, ne ha fatti 7. Invece qua già ne conto 8 o 9. Questa invece è Cesarina, che mi segue sempre. Dove scappi oggi? Oggi è un po' scorbutica. Questi invece sono i pomodori, dove la grandine aveva tagliato anche addirittura la rete. Però il raccolto l'abbiamo fatto lo stesso. Questi invece sono i topinambur, il superfood nostrano, delle proprietà incredibili. Ritorniamo nell'orto dove ci sono i peperoni. Bellissimi. Quindi vi ho fatto vedere che ho recuperato quasi tutto il disastro fatto dalla grandinata. Guardate che bel peperone corno giallo. Lì ce ne sono altri due, direi che le piantine le abbiamo recuperate tutte quante. Guardate invece come si presenta l'orto dopo 7 settimane dalla grandinata. Che spettacolo! Le piante di peperone hanno fruttificato un sacco. Ciao!